calciatore Sergio Romano. Allora, partiamo con la prima domanda. Quali sono le differenze fra la Russia del 1917 e la Russia di oggi? Giudicare da Vladimir Putin enormi, totali. Putin considera la rivoluzione bolscevica come una favola perniciosa, così ha dichiarato in una intervista. E a giudicare dal modo in cui si celebrerà il centenario della rivoluzione bolscevica in Russia, ho l'impressione che Lenin sia considerato un personaggio ingombrante, di cui non si sa esattamente che cosa fare, perché la parola stessa rivoluzione ha acquistato nella società russa, paradossalmente, dopo tanti anni di celebrazioni bolsceviche, un significato negativo. La rivoluzione ha un significato negativo per Putin, credo, e certamente per una gran parte della società. Non mi pare che ci possa fare un rapporto fra le due. Casomai Putin, l'apporto che farei più volentieri parlando di Putin è quello con la Russia pre-sovietica, vale a dire, senza essere certamente, senza considerarsi un erede del zar, Putin crede nella ricostruzione del vecchio Stato russo, naturalmente con tutte le modifiche che sono rese inevitabili dalle situazioni storiche che si sono create nel frattempo, ma la grande Russia è credo, ambizione di Putin. Ecco, parliamo del rapporto fra Putin e personaggi che hanno dato vita alla rivoluzione come Lenin e Stalin. Esistono, secondo lei, dei punti di comunanza fra questi personaggi? Non li vedo, certamente. Putin ha un passato sovietico, dopotutto era un funzionario del KGB ed era direttore dell'ufficio di Dresda al momento della caduta del muro. Quindi non può non avere avuto un'educazione sovietica nella scuola di Leningrado in cui era studente o anche nella stessa università, anche se l'università di Leningrado, soprattutto la facoltà di legge, aveva docenti di grande qualità giuridica. No, io credo che il concetto di rivoluzione bolscevica sia totalmente estraneo alla formazione mentale e alla formazione culturale di Putin. Certamente è un leader autoritario, non c'è dubbio, ma la Russia è sempre stata guidata con un sistema autoritario. Quindi questo, ripeto, lo ricollega piuttosto al passato pre-sovietico che non al passato sovietico. Ultima domanda riguarda la prospettiva di Eurasia. Secondo lei è un qualcosa che può, diciamo, andar bene soltanto per un discorso economico o può essere un qualcosa che può riguardare anche la sfera della politica ed essere un'alternativa rispetto al blocco e al tipo di Europa in cui ci troviamo a vivere oggi? Ah, il concetto è fondamentalmente politico. Ed è anche perfettamente comprensibile perché tenere insieme un paese multietnico e multireligioso che si estende oltre gli Urali fino al Pacifico è molto difficile, è sempre stato difficile anche in passato, lo è anche oggi. E credo che cercare di fondere insieme la componente europea e la componente asiatica serva in qualche modo a ricostituire una certa unità del grande Stato russo. Credo che questa sia la maggiore preoccupazione di Putin. Se poi riesce anche a creare un vincolo economico fra la Russia europea, la Russia dell'Asia centrale, la Russia della Siberia e dell'Oriente e dell'Estremo Oriente, beh certo questo rende l'operazione ancora più solida potenzialmente. Però non credo che vi sia un rapporto possibile con l'Unione Europea. L'Unione Europea ha una sua logica, rappresentata dall'Unione fra paesi che hanno avuto esperienze storiche molto simili e che sono legati anche da un principio. Quindi l'Unione Europea ha la sua solidità interna,
quando si parlava, ne parlava Berlusconi, quando si parlava del possibile ingresso della Russia nell'Unione Europea, Berlusconi lo faceva quasi come una forma di compimento nei confronti di Putin, mi sembra di ricordare che Putin sorrideva come se la cosa gli sembrasse certamente simpatica, ma non realizzabile. E credo che avesse ragione. Grazie.